Su Radio 105 sono le 16. Bentornati, buona domenica, è il 30 giugno, io sono Camilla Ghini e questo è il 105 Village. Allora ragazzi, io ve lo dico, sono a Roma oggi e intanto saluto Masino che è qui alla regia insieme a me. Ciao Masino, fa molto caldo, c'è questo clima, come posso chiamare, equatoriale, cioè non saprei neanche definire, di più, peggio. Io sono uscita, ho avuto la malaugurata idea di mettermi dei jeans, cosa che tra l'altro faccio raramente, e mi domando perché. Ma comunque non siamo soli, perché a Milano con noi c'è Mattia Angri. Ciao Mattia. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio. Hai avuto una notte, sì. Racconta un po', perché sei arrivato, noi ti vediamo dalla regia, no? Cappellino, occhiale scuro, ho detto ma che ha fatto? Fatto serata? Sembrava quasi una star. Sembrava, esatto. Sai quando le star entrano nei ristoranti, che poi io mi domando sempre, no? Tu non ti vuoi far riconoscere, ma in realtà ti vesti in un modo in cui ti riconoscono per forza, o comunque la gente inizia a chiedersi ma chi è quello? Perché se tu di notte entri con l'occhiale scuro, il cappellino, cioè sei per forza qualcuno di famoso. Quindi non credo che sia quella la mossa giusta per non farsi riconoscere in quanto star. Anzi, se io fossi una star, andrei in giro come sta facendo per esempio Harry Styles in questi giorni a Roma. Lui va in giro tranquillo, non si copre, non si... E infatti nessuno se lo fila, cioè... Tranne me, se lo incontrassi, che comunque magari lo saluterei, però per il resto sta avendo una vita normale. Allora, amici, io devo dirlo, questa è una domenica molto calda e credo che molti di voi saranno al mare in questo momento. Molti di voi magari avranno fatto la solita partenza intelligente, quindi sono in macchina e stanno tornando, onde evitare di trovare poi tutto il traffico che solitamente si trova a quest'ora, ma io voglio parlare di ex. Lo so, è un argomento così che forse a fine giugno è un po' troppo presto, troppo caldo, non lo so, però questo è quello che passa in convento. Io voglio parlarne, voglio sviscerare questo argomento. Sta bene su tutto. No, no, fermi, gli ex non stanno bene su tutto, guarda che mi fate arrabbiare subito. Comunque, ne parliamo, abbiamo tempo, intanto iniziamo con un cantante, io lo devo dire ogni volta, perché mi capita spesso e io sono innamorata. Lui è Post Malone insieme a Morgan Wallen e questo pezzo si chiama I Had Some Help.